Oggi parliamo di un argomento importantissimo, la fibromialgia. Allora, anzitutto precisiamo un particolare. Con questo video non ci si intende sostituire assolutamente ai medici, anzi dirò di più, se hai dei sintomi tali, cerca di rivolgerti al tuo medico di fiducia, che è la migliore delle soluzioni. Ma vediamo quella che è un'alternativa di visione che ci può stare parlando di fibromialgia e parlando di genealogia, numerologia e tutto quello che ci può girare con un approccio particolare. La prima cosa da tenere presente è che una persona che soffre di quelli che sono i dolori che la fibromialgia comporta, anzitutto è un conflitto di svalutazione. Cosa significa? Beh, una svalutazione non è difficile da comprendere, soprattutto quando qualcuno non ti capisce. Prova a immaginare di non essere capito da una persona che ci tieni tanto, quella persona è una persona che per te è importante. Tu vorresti che quella persona ti desse il giusto valore, ma qualcosa ti tiene aggrappato a quella persona. Quando parliamo di 18, ora non pensare subito sono nata o sono nato il 18, anche se il 18 anche come giorno potrebbe avere molto a che fare con le memorie che ora ti vado ad esporre, non con la fibromialgia. Il 18 è la mancanza di amore da parte della madre. Attenzione, nel 99% dei casi la madre ha amato e ha straamato la figlia o il figlio, ma accade che cosa? Che questa figlia o figlio non si sente amato, quindi è il suo sentire. Magari la mamma era lì da anni che lavorava e faceva di tutto per portare a casa quei soldi che servivano per poter portare avanti una famiglia, ma la bambina o il bambino non riusciva a comprendere e la lettura che ha un bambino è completamente diversa, ma quell'amore di mamma che è mancato si traduce oggi in qualcosa come, beh, l'altra persona non mi capisce, non mi sento capita, come del resto la mamma all'epoca non capiva il famoso pianto che continuava questa bambina ad emettere, piangendo, piangendo, piangendo. Tra l'altro va detto che io ho una visione molto particolare rispetto al dolore. Quando una persona prova del dolore, tipo quello generato dalla fibromialgia, dovrebbe chiedersi quale senso di colpa o quali sensi di colpa girano in me. Quando, per esempio, ipotesi, una bambina non si sente amata dalla mamma, la colpa non va alla madre. La bambina si autocolpevolizza al punto che si ritiene la responsabile di tutto questo e nasce un senso di imperfezione. In età adulta creerà una forma di rigidità, sistema muscolare e sistema nervoso, perché il controllo di creare una situazione più equilibrata dove la mamma sicuramente mi amerà. Oltre al conflitto di svalutazione va tenuto conto che qui c'è anche un conflitto di direzione. Cosa significa? Che la persona non sa dove andare. In pratica è come se trovasse ostacoli a destra e a sinistra, ma soprattutto ritenesse di aver scelto la direzione più sbagliata. In realtà è proprio il modo in cui si atteggia agli altri che in partenza è sbagliato, perché si prende delle responsabilità rispetto a qualcuno che fa parte della famiglia. Ma perché poi prendersi tanta cura degli altri se poi stai male? Beh, quel famoso 18, quell'amore di una madre che non ha amato, per raggiungerlo quell'amore, è lì che sta la chiave, lì perché se tu prendi per esempio questo 18, sommi 1 più 8, vabbè, un calcolo semplicissimo e dà 9. 9 è il senso di esclusione, la paura è quella di essere esclusi. Ma che cosa ci può stare dietro se parliamo per esempio di genealogia? Noi sappiamo che la genealogia è una cosa incredibilmente potente nel passarti i programmi, quelli che sono gli schemi che tu hai ereditato. Una delle dinamiche tra le più pesanti, suppongo, è quella di una madre che si è vista strappare una propria figlia, un figlio, un qualcosa di inaspettato e soprattutto che non è riuscita a dare un nome a tutto questo. È come per esempio quando si parla di una malattia che non ti aspettavi che potesse giungere, una cosa inaspettata, improvvisa. Il senso di colpa è enorme perché non ha gestito la situazione al punto di salvare questa bambina o questo bambino. Talvolta
volte c'è anche una questione di sessualità che non è stata proprio tanto in equilibrio. In pratica costretta una donna ad avere rapporti con un uomo che talvolta o andava a prostitute o aveva l'amante. Questa donna scopre magari dopo tanto tempo che il marito l'ha ingannata e lui magari le ha fatto pensare che lei era la donna migliore che ci poteva stare, era la più bella. Ma un'altra memoria, 2 annetti fa più o meno, feci una sessione ad una persona che aveva un'antenata a cui fu strappata in piena notte la figlia, che aveva un handicap, una bambina piccolissima ovviamente. Questa bambina fu portata non si sa dove, o quantomeno la madre di questa bambina non poteva saperlo, gli è stato vietato. Pensate poi alla forza brutale di questi uomini appoggiati da altre donne della famiglia, motivati da che cosa? Dalla vergogna che avrebbero vissuto con il sociale nel sapere che questa bambina era nata da un rapporto, per esempio, con un uomo che neanche si sapeva chi era, o si sapeva, ma era un uomo sposato ed era rimasta così incinta senza nemmeno sposarsi, che all'epoca la cosa era praticamente obbligatoria. Ma inoltre non basta, questa bambina soffriva di un handicap e quindi la vergogna era ancora più grande. Tu hai presente quanti bambini sono stati, non uso la parola che già l'hai immaginata, perché avevano una malformazione. I bambini che oggi hanno delle malformazioni portano quella memoria, quel tipo di memoria. Non sto parlando di fibromialgia, sto parlando di, nel sociale questa cosa non è accettata, quindi è una vergogna. La prima domanda che ti voglio rivolgere è: perché ti fai carico di determinati sovraccarichi, usiamo questo termine, che potresti benissimo evitarli? Perché devi cercare di guarire, curare, prenderti cura di qualcuno, quando la prima persona che ha bisogno veramente di aiuto, quella sei tu? Cerca di non vivere una vita cercando il complimento, il riconoscimento da parte degli altri. Attenzione, non ti sto dicendo che tu fai per esempio un'opera di bene, non che questo debba essere oggi nel presente. Può essere qualcosa che accadde nel passato, magari 20 anni fa, ma il corpo non dimentica. Non è che tu cerchi il riconoscimento per forza da parte di qualcuno, è che è una cosa più forte di te, perché stai cercando quell'amore di mamma che è mancato quando magari eri bambina, e oggi si traduce in riconoscimento, complimenti, oppure quantomeno il sentirti capita. Visto che sono partito dicendo che il primo conflitto associabile alla fibromialgia è la svalutazione. Poi un'altra cosa importante: non pretendere che gli altri siano sempre disponibili quanto lo puoi essere stata o lo puoi essere tu. Non tutti hanno la tua eventuale disponibilità. Osserva quotidianamente per 3 minuti al giorno quanto è teso il tuo sistema muscolare, il tuo sistema nervoso, il tuo addome, e quanto eventualmente la tua parlata è ininterrotta e continuamente orientata alla tragedia, al negativo, al pessimismo. Ed è capibile, se stai soffrendo è anche capibile, solo che è come il cane o il gatto, come si dice, che si morde la coda, alimenta il problema stesso. E poi ti consiglio di andare a vedere e quindi scaricare gratuitamente il PDF del rituale chiamato Il rituale del sasso nero, che ho pubblicato tra l'altro di recente. Magari ti faccio mettere il link in descrizione, così poi scarichi il tutto e lo stampi, e come dico sempre, mi raccomando, archivialo. Mi raccomando, prendere consapevolezza di quelle che sono le nostre dinamiche è un po' come prendere la frase che qualcuno disse: la verità ci renderà liberi. E la Nez Academy, la mia accademia, ha questo obiettivo: renderci liberi. E se mi segui da Facebook, qui sopra trovi un link, e qui sotto lo trovi invece in YouTube, beh, cliccalo, perché ti permetterà di entrare in quello che è il mondo dell'eccellenza, la Nez Academy. Un percorso semplice e completo. Avrai la capacità di riconoscere quelli che sono i blocchi, è presente il ripetersi di certi schemi, riuscirai a riconoscere la ciclicità che ti coinvolge e che coinvolge le persone che si rivolgono a te. In un attimo riuscirai a riconoscere quelle che sono le dinamiche che non permettono ad una persona di raggiungere i propri obiettivi. Inoltre hai la possibilità di poter entrare in quello che è il percorso della chiaroveggenza, e non è pensare,
Vai a vedere, è molto diverso da come si concepisce di solito. Il Feng Shui, l'arte della disposizione dell'arredamento. Diciamo che è una specie di cabala dove tu hai la capacità dal divano della tua migliore amica di riuscire a capire com'era l'infanzia di suo nonno. E poi la tarologia, riconoscere i tarocchi. Beh, insomma, ci sono tante tante cose, ma ricordati, tutto parte dalla numerologia. Diventerai una persona esperta. Leggi anche le recensioni che girano di questa mia accademia, l'Accademia d'Eccellenza. Tu puoi diventare eccellente. A seguire, dopo che avrai compilato il modulo, tu avrai la possibilità di essere contattata da una persona che, è una mia responsabile, ti farà avere del materiale. Tra l'altro ci sono anche i prezzi, c'è tutto, eh? E potrai anche avere un incontro personale con me. Anzi, a dire la verità, è pure necessario avere un incontro per capire i tuoi punti di forza, dove agire e come riuscire a farti fare il corso al meglio. Mi raccomando, tu ce la puoi fare, anche tu potrai essere eccellente grazie all'Accademia dell'Eccellenza, la Nezza Academy, l'accademia più eccellente e la più imitata in Italia. Quindi mi raccomando, qui sopra in Facebook e qui sotto in YouTube, clicca, fallo ora in questo momento. Entrerai in quello che è il secondo mio sito, dopodiché, una volta compilato, vai a visitare anche l'altro sito. Ma mi raccomando, compila quel modulo. Un abbraccio, ciao ciao!